Ancora prima di parlare di quello che verrà, mi permetto di ricordare che noi siamo reduci da alcuni anni, dal 2020, di sospensione del patto di stabilità. E quindi oggi noi ci ritroviamo in una situazione nella quale tutto quello che stiamo indicando si ritroverà dentro quel vestito, al via della misura che avrà, ma sicuramente dentro quel vestito. E quindi questo condiziona, e non di poco, le questioni di cui oggi noi ci stiamo occupando, riguardo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riguardo alle risorse e agli investimenti, anche riguardo alle scelte che il governo mette in campo rispetto anche alle politiche ordinarie e al proprio bilancio. In questo contesto, come dicevo, sono reduce dal dibattito parlamentare per la conversione in legge del decreto sulla governance. Il governo ha fatto alcune scelte che vorrei anche illustrare complessivamente, perché non c'è una scelta fatta di giorno in giorno, c'è una visione. Quindi mettiamo tutto insieme: il governo, nel momento in cui ha scelto di mettere insieme queste deleghe, ha dato un'indicazione, che è quella di comprendere come poter utilizzare queste risorse e soprattutto come poter arrivare a una valutazione che sia fortemente realistica sulle criticità enormi che ci sono nell'ambito dell'utilizzo di queste risorse. Dobbiamo essere molto seri rispetto all'utilizzo e all'approccio su queste tematiche. Dobbiamo essere molto seri, perché se è vero come è vero che tutto ciò che avete detto rispetto alla rilevanza e all'importanza sulla ripresa collegata all'utilizzo adeguato di queste risorse è fondamentale, dobbiamo essere altrettanto realisti nel analizzare nel dettaglio la situazione e nel dare un'indicazione precisa rispetto ai correttivi che devono essere fatti. E siccome la Commissione europea giustamente ci vuole delle proposte specifiche, noi stiamo lavorando a quello, per capire quali progetti, non per che mi piace o perché non mi piace, ma perché tecnicamente non è realizzabile entro il giugno del 2026, che è un termine che piaccia o non piaccia, è un termine oramai che non viene messo in discussione.